Siamo in compagnia di Alessandro Riello, pubblico ministero di Dia di Catanzaro. Il calcio come paradigma di una società in disuso, lo possiamo dire? Il calcio è una passione per tante persone, in particolare al sud, ma è anche il teatro di alcuni illeciti che vengono commessi. Purtroppo al sud, devo dire non solo, non ci facciamo mancare nulla, perché dalle frodi sportive al calcio scommesse, al riciclaggio di denaro sporco, tanti sono i reati che si muovono ai margini del fenomeno calcistico. Io nel mio breve romanzo ho, come suggerisce il titolo, Delitto in contropiede, ho descritto addirittura un omicidio. Peraltro anche la cronaca in qualche misura ha conosciuto alcuni fatti di sangue che sono stati quantomeno indirettamente legati al mondo del calcio. Al sud gli interessi delle mafie sono purtroppo tuttora presenti, e in questo romanzo, ecco, si sviluppa una storia nel posto dove nessuno avrebbe mai immaginato che potessero arrivare le mafie, un piccolo paese tra i boschi della Sicilia, dove una squadra arriva in Serie D, che diventa per quel piccolo centro il paradiso dal punto di vista calcistico. Eppure, ecco, l'arrivo in queste categorie superiori, si fa per dire, porta con sé anche l'arrivo di fenomeni illeciti. Sappiamo bene che negli ultimi 10 anni alcune indagini portate avanti da alcune procure hanno fatto emergere addirittura degli interessi internazionali, quindi non parliamo più delle mafie cosiddette tradizionali, di Cosa Nostra, della Camorra, dell'Andrangheta, parliamo anche di mafie dell'est europeo che sono risultate interessate sia a truccare partite sia a reinvestire capitali illeciti. Quindi purtroppo si potrebbe dire ogni mondo è paese, anche se questa espressione purtroppo evoca un qualcosa di negativo. Gratteri ha detto che lei può essere il nuovo Camilleri. Non mi risulta, sinceramente. Col procuratore ci occupiamo di cose purtroppo molto più complesse e serie rispetto a questo che io considero un esperimento che non so neanche se avrà un seguito. Un protagonista del calcio parlato, il piacere e l'onore di avere con noi Gianluca Di Marzio. Essere qui a Castellammare per me è motivo sempre di orgoglio, perché non solo papà ha allenato qui, ma io sono nato a Castellammare. Ah, bene. Io sono nato a Villa Stabia e quindi non sono mai tornato tante volte nella mia città natale, però quando torno è sempre un'emozione particolare. Poi ci troviamo tra l'altro nell'hotel di proprietà della famiglia a Bagnale e quindi mi hanno fatto trovare prima in camera delle foto di papà, certo, da giovane allenatore della Juve Stabia, col presidente, con mia madre, quindi non nascondo di essermi un po' commosso, perché insomma sono ricordi che rimarranno sempre nel mio cuore. E anche allora nel cuore c'è anche la Juve Stabia, penso, no? Assolutamente sì, sono venuto e ringrazio ancora una volta, attraverso di te, la società che mi ha invitato un paio di mesi fa a vedere una partita, mi ha regalato una maglia, mi ha regalato la gioia di essere applaudito dai miei concittadini. Ma intanto sono molto contento, il libro è questo, sono contento anche perché Alessandro è stabiese come me e soprattutto ha una passione per il Cosenza come me, come mio padre, quindi abbiamo tantissime cose in comune. Ho letto il suo libro con grande interesse e grande curiosità, e devo dire che gli ho subito chiesto: ma quando esce il secondo? Quando lo fai? Perché nonostante non sia chiaramente uno scrittore di mestiere, ma fa di mestiere ben altro, ma credo che possa davvero regalarci qualche ora per gli amanti dei romanzi, ma anche del calcio, qualche ora di emozione appassionata. Credo che veramente sia un bellissimo libro, e tra l'altro non ce ne siano mai stati, sì, libri che parlano di delitti, di calcio, sì, e quindi per gli appassionati calcistici da non perdere. Senti, hai parlato di passione, cosa c'è dietro l'angolo adesso come cronista per te? C'è la finale di Champions, sarò a Parigi il 28. Pensate il mondo del calcio attraverso le sue esperienze professionali. E ci sono molti interessi, purtroppo, perché il calcio, diciamo, fa girare soldi, il calcio è un collettore di passione, di posizioni sociali, quindi sicuramente ci sono molti interessi.
però è importante, e lo ridò anche questa sera, è importante fare squadra, è importante che lo Stato e l'ordinamento sportivo operino insieme per avere appunto l'obiettivo comune di debellare questi fenomeni così ovviamente odiosi e così contrari invece a quello che è l'essenza dello sport. Come si è e del calcio, quindi, ovviamente, in particolare. Come si è evoluto il fenomeno della commistione fra interessi criminali e interessi del mondo del calcio? Si è evoluto con l'aumento sicuramente della importanza economica del calcio, dei capitali che muove, delle possibilità di cui la malavita si è resa conto di poter anche speculare sul calcio, magari con il fenomeno del match fixing, il discorso appunto del prestigio sociale che può dare il calcio. Quindi ci sono tanti tanti fattori e tanti elementi che possono concorrere purtroppo a questo interesse. E lo dicevo prima, quello di fare squadra, quello che hanno fatto lo Stato e l'ordinamento sportivo, sedendosi insieme ad un tavolo e modificando le norme, modificandole e adeguandole all'aumentata gravità del fenomeno e inserendo degli istituti giuridici sempre più importanti che possano appunto contrastare questo fenomeno. Le nuove generazioni che si affacciano al calcio, tutte queste nuove squadre di ragazzi, quale speranza dargli per crederci ancora e non credere nelle negatività del calcio? Perché il calcio è un sogno e tale è e rimane anche se poi ci sono questi interessi, perché la base comune del calcio è fatta da persone che lo fanno per passione, lo fanno con grandissima professionalità e con grandissima trasparenza. Quindi il messaggio che deve passare è che sostanzialmente il calcio è fatto da queste persone, il resto è l'aspetto patologico che non può distruggere tutto quello che c'è di bello nel calcio e nello sport in generale, ovviamente. L'introduzione di tutte queste proprietà straniere delle squadre italiane ha inciso maggiormente nella illegalità oppure è un fattore che non c'entra? No, è un fattore che se disciplinato sicuramente anzi può essere un fattore positivo, perché può portare capitali importanti per far migliorare il livello del nostro campionato ancora di più di quello che già lo è. Siamo la nazione campione d'Europa, anche se poi purtroppo non siamo riusciti ad andare ai mondiali, ma dobbiamo essere fieri anche di quello che abbiamo conquistato, e vincere un titolo europeo è sicuramente un'impresa straordinaria che la nostra nazionale ha compiuto. Quindi sicuramente può essere un fatto positivo, va solamente disciplinato e controllato.